Ragazzi, oggi andiamo a dare una mezza sistemata all'M4. E diciamo che andiamo a fare un piccolo tagliando e devo sistemare un problemino che ho nell'indicatore direzionale, quello di serie, perché non accende bene. M4 Pro, ragazzi, che per varie vicissitudini era fermo da oltre 4 mesi, 5 mesi, in un garage non mio, da un amico. Ragazzi, l'ho preso 2-3 giorni fa e subito ho visto che c'era qualcosa che non andava. Oltre le ruote un po' più sgonfie, ma va bene, le ho gonfiate e tutto è partito. Oltre a questa ruota, come vedi, guarda, frenata. Cioè, come fanno le cose da ferme a rompersi da sole? Non lo capirò mai. Problema 1, indicatore direzionale. Uno dei due indicatori direzionali accende poco, ok? E si sente il buzzer bip, bip, pianissimo. Uno. Ma la cosa più brutta è che poco fa l'ho messa a caricare, perché nel voltmetro, nel display, mi indicava batteria quasi scarica. Va bene, ho preso il caricabatterie, che è questo qui, quello originale Hugo. Ho inserito il connettore, si spegne il caricabatterie. Ma cioè, io l'ho lasciato perfetto, funzionante, camminava che era una meraviglia, correva che era una meraviglia, si arrampicava nelle salite una meraviglia. Fermo un paio di mesi, tutti questi problemi. Oltre quello, poi mi sono accorto che non mi funzionava più neanche il telecomando, perciò ho detto io qua c'è qualcosa di grosso che non va. L'ho smontato perché pesa un macello, mi sono ammazzato per salire qui sopra. Andiamo, guarda un po', questo è l'interno. E allora qua abbiamo la BMS e una da lì, e questa sotto è tutta la batteria litio, tutta ovviamente potenziata, sistemata dal sottoscritto. Allora, questo è tutto il cablaggio. Fusibile principale saltato. Fusibile principale, che questo, ragazzi, io l'ho messo per protezione di tutto l'impianto. Molti monopattini elettrici non hanno fusibili, hanno la batteria direttamente connessa alla centralina del monopattino, e per quello tanti prendono fuoco. Ragazzi, se io non avessi avuto questo fusibile, quasi sicuramente, ma senza che io ne sappia, attenzione, bruciava, scoppiava tutto, ragazzi, scoppiava tutto. Dopo un'attenta analisi, cavi, connettori, tutto perfetto, tutto funzionante, tutto bello, pulito, ordinato, sai qual è stata la causa che ha fatto saltare questo fusibile da 40 ampere, ragazzi? È uno di quei fusibili che si usa in auto, in hi-fi car, 40 ampere di fusibile bruciato. Guarda come, guardalo, eccolo qui, guardalo, nero, ragazzi, nero, nero, nero. E appunto il monopattino non andava più per come doveva andare. La causa di tutto è stato questo. Che cos'è questo? Questo, ragazzi, è lo step down, colui che mi alimentava i miei fari LED di potenza. Eccolo qui. Questo è la causa del cortocircuito avvenuto nel monopattino. Cioè, bruciando questo, ovviamente è saltato il fusibile, perché questo è andato, non si è bruciato e basta,
è andato proprio in cortocircuito. Vediamo se va in massa. Uno e due. Sì, eccolo qui in massa, ragazzi, guarda. Queste sono tanto assai pericolose. Questa è una batteria litio con celle 21700 13S. BMS sostituita, tutte le saldature sostituite, rifatte nuove, bella pulita, guarda qui, cavo potenziato per appunto andare ad avere più potenza in uscita. E infatti, ragazzi, sono arrivato a punte di 2000 watt, calcolando sempre che il cavo motore è originale e c'era anche la limitazione sulla BMS, perciò potremmo arrivare anche a più di 2000 watt, sempre mantenendo 48 volt, perché ci sono tanti che modificano il monopattino aumentando la tensione, ma io l'ho lasciata sempre quella, senza aumentarla. Grazie per questo video, è tutto, io ti ringrazio per la visione, ci aggiorneremo prossimamente e ti farò sapere come è andata a finire. Ciao e al prossimo.